Amici di Nutrifor Lifestyle, eccoci qui per una nuova piccola video ricetta, una cosa molto particolare, perché vi parliamo sempre del nostro brodo vegetale, del nostro dado fatto in casa, vi diciamo sempre, poi vi mostreremo la ricetta. Oggi faremo proprio questo, vi mostreremo la nostra ricetta del dado vegetale fatto in casa. Prima di tutto continuate a seguirci, mettete un bel like se il video vi piacerà, condividete questo contenuto con i vostri amici. Andiamo con la sigla e vi mostriamo la ricetta. Viviamo in un'epoca dove andiamo molto di corsa e facciamo tante cose. A volte anche preparare un piatto che ci faccia del bene a livello fisico diventa un pochino complicato, questo è vero. Però con dei piccoli accorgimenti possiamo davvero migliorare il nostro stato di salute. Ad esempio, guardate qui, vi faccio vedere proprio la differenza tra un dado commerciale ed un dado fatto in casa. Non parliamo di marche perché noi qui non vogliamo demonizzare nessuno o sponsorizzare qualcun altro, però è vero che probabilmente questo sembra più bellino a vedersi rispetto a quello che ho fatto io e io sono pessimo. Però voi provate ad immaginare i sapori. Intanto questo che voi vedete è stato realizzato completamente senza sale, lo vedrete adesso nella video ricetta, il che lo rende indicato per chi ad esempio tiene un regime alimentare ipoosodico, per chi magari ha veramente problemi con il sale. Però in generale dovreste sapere che questo dado, oltre appunto ad avere avuto una lavorazione sicuramente diversa, ci sono dei conservanti, c'è una lavorazione chimica, contiene del glutammato. Il glutammato in realtà è un esaltatore di sapidità e viene utilizzato molto appunto in ambito commerciale per esaltare i sapori di quello che stiamo mangiando, ma non sempre appunto viene utilizzato per esaltare i sapori di alimenti che sono stati conservati correttamente o che sono di buona qualità. Anzi, piuttosto è più facile che succeda al contrario. Tra l'altro, dovreste sapere che la maggior parte di questi dadi che voi vedete contengono addirittura di più della quantità di sale che è consigliata per l'assunzione giornaliera per una persona. Quindi, potrebbe sembrare che renda il vostro riso, i vostri alimenti più buoni, ma probabilmente vi state facendo del male. Ecco perché è molto meglio prepararsi con delle verdure il nostro dado. Ora, come vedrete tra poco nella nostra ricetta, noi l'abbiamo preparato assolutamente senza sale. Abbiamo però utilizzato alcuni alimenti che sono sapidi, saporiti. Questo ci permetterà di dare un sapore naturale a quello che stiamo mangiando, senza considerare, noi qui nel nostro video non metteremo spezie, senza considerare che i nostri alimenti possono essere arricchiti da molte spezie, ma questo ne parleremo in un altro video. Adesso godetevi la nostra video ricetta e poi ci vediamo alla fine per i commenti. La prima cosa che andiamo a preparare, a tagliare e pulire è il nostro sedano, che voi sapete è già sapido di suo e darà sicuramente molto sapore. Noi per la nostra ricetta ne prepariamo 160 grammi. Adesso vi dico la verità, volevamo una bella cipolla grossa di Tropea, però poi quando siamo arrivati al mercato abbiamo visto questa bella cipollotta, mi è piaciuta e ho detto no, useremo questa. 200 grammi di cipolla. Nella puntata che abbiamo registrato sugli sprechi alimentari, abbiamo visto come anche utilizzare queste bucce potrebbe essere utile per fare un brodo a parte. Quindi noi queste le conserveremo per il prossimo risottino che ci facciamo. Intanto le peliamo le carote e appunto anche queste le faremo a pezzetti piccolini e le aggiungeremo al nostro mixer. Com'è che vi dico tutte le volte? Il prezzemolo sta bene dappertutto e sicuramente anche nel nostro dado, quindi adesso andiamo a tagliare anche un pochino di questo e lo andiamo a lavare. Adesso prendiamo una bella zucchina tonda della zona, 100 grammi, e aggiungiamo anche questa. Potete anche utilizzare un bel pomodoro, almeno 100-150 grammi di pomodoro. Noi adesso metteremo un po' di pomodorini perché abbiamo questi e tra l'altro hanno un ottimo sapore.
dare una nota un pochino più profumata, visto che abbiamo fatto la spesa al mercato e il caro amico ha detto che ci voleva regalare qualcosa, ci ha dato un pochino di basilico e così ecco qui ce l'abbiamo aggiunto un pochino, fa un profumo amici miei. E quindi noi utilizzeremo il bimbi perché abbiamo questo in casa sia per cuocere che per frullare, però l'operazione la si può fare tranquillamente anche con una padella e con un frullatore. Vi lascerò anche delle istruzioni in descrizione così che possiate vedere l'alternativa. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Adesso lo lasciamo raffreddare su un piattino, poi vi faremo vedere il metodo di conservazione perché lo metteremo in congelatore. Avete sentito bene? Effettivamente non avendo sale non può conservare troppo, quindi se noi lo tenessimo in frigorifero dopo un po' andrebbe a male. Allora procederemo alla congelazione, vi faremo vedere come. Ecco qui, guardate, una volta raffreddato lo abbiamo messo direttamente in uno stampino per il ghiaccio, quindi lo possiamo congelare ed utilizzare all'occorrenza. Però potrebbe anche succedere che non abbiate gli stampini a portata di mano, allora che possiamo fare? Su una teglietta di plastica adagiate il vostro composto sopra della carta forno, vedete, poi magari lo fate anche un pochino più spesso, lo andiamo a ricoprire con la carta forno. Adesso che abbiamo messo la carta forno qui sopra, lo andiamo a riporre in congelatore e vi facciamo vedere il passaggio successivo. Ed ecco qui, cari amici, il risultato finale. Dopo circa 4 ore di congelamento avevamo la consistenza giusta per poterlo tagliare a pezzettini e poi l'abbiamo lasciato congelare tutta quanta la notte. Ora, c'è chi dice di confezionarli in maniera simpatica, poi magari se fate delle formine migliori della mia, e di confezionarli in maniera simpatica con della carta alluminio, noi siamo proprio contrari, magari fatelo con la carta forno lo stesso, però questi, essendo poi appunto tagliati singolarmente e duri, potete anche prenderli e metterli dentro un vasetto di vetro. Li lasciate in congelatore e poi li tirate fuori all'occorrenza. Questo è anche il risultato, guardate qui, avevamo lasciato la pellicola, questo è anche il risultato invece di quelli fatti nella vaschetta. Allora adesso mi dovete dire, qui a parte che non c'è sale e quindi abbiamo già detto che possiamo aiutare soprattutto per chi fa una dieta ipoesodica, è tutto naturale, sappiamo che cosa abbiamo messo dentro, voi vi fidate di più di questo o di questo? A voi la scelta, amici cari. Alla fine di questo video mi sono anche leccato le dita perché era buonissimo, come avete provato sicuramente anche ad immaginare guardando questo video. Vi è piaciuto? Voi che cosa ne pensate di questo? Siete a favore del dado commerciale o preferireste preparare il vostro? Continuate a seguirci su Nutri4 Lifestyle, aiutateci a farci conoscere dagli altri, ma dateci anche la possibilità di aiutare voi. Se avete bisogno di un piano alimentare, se avete bisogno di modificare qualcosa nel vostro modo di mangiare, contattateci e vi aiuteremo a trovare il percorso alimentare che fa per voi. Io intanto vi saluto, vi rimando al prossimo video e vi do un bacione. Ciao!